amici di Esperienza Mobile siamo tornati allo stand LG perché dobbiamo farvi vedere i due nuovi smartphone di fascia medio-bassa che la casa coreana ha presentato in occasione del Mobile World Congress. Stiamo parlando di LG X-Power 2 e di LG Stylus 3. Vediamoli più da vicino. Come sempre LG realizza quelli della serie X-Power per gli utenti che ricercano una particolare batteria potente ma anche uno schermo ampio per poter godere dei contenuti multimediali. E proprio questo è il caso di X-Power 2. Dopo il successo della prima edizione, addirittura LG ha deciso di montare su questo smartphone una batteria ancora più potente della precedente generazione. Stiamo parlando di una batteria da ben 4500 mAh. Dunque questo smartphone è stato progettato, diciamo, da LG per poterselo portare dietro per un intero weekend senza lo stress di doversi portare dietro il caricabatterie e per godere comunque sia anche di tantissimi contenuti multimediali, giochi eccetera, senza appunto avere sempre quello stress del consumo della batteria. LG X-Power 2 possiede una fotocamera frontale da 5 megapixel con flash LED frontale, con possibilità di poter fare dei selfie di gruppo fino ad 8 persone senza dover utilizzare per forza un selfie stick. La fotocamera posteriore invece ottiene un sensore da 13 megapixel con un singolo flash LED. 2 GB di RAM, 16 GB di ROM espandibili fino a 2 TB addirittura accompagnano il processore octa-core da 1,5 GHz. Qui invece siamo in compagnia di LG Stylus 3, quindi la terza iterazione della gamma Stylus, che come sappiamo è una gamma caratterizzata dalla possibilità di poter estrarre un pennino dalla scocca dello smartphone. Chiaramente il pennino ci dà la possibilità di fruire di diverse funzioni tramite l'app Quick Memo di LG. Questa versione è caratterizzata da un display da 5,7 pollici HD, fotocamera anteriore da 8 megapixel però senza LED frontale ed una fotocamera posteriore da 13 megapixel con doppio flash LED ed un sensore di impronte digitali incorporato sempre sotto la fotocamera. Sotto il cofano troviamo un octa-core da 1,5 GHz, 3 GB di RAM LPDDR3, 16 GB di memoria interna, anche questa espandibile fino a 2 TB. La batteria invece è da 3200 mAh rimovibile in quanto la scocca posteriore ha la possibilità di essere rimossa. Continuiamo il nostro tour qui al Mobile World Congress, un saluto da Simone per Esperienza Mobile.